Registrazione di una prova della commedia in un atto, Ovico. Versi, prose e musica di Raffaele Viviani. Regia di Achille Millo. Nell'altra stanza stanno provando il preludio all'atto unico Il Vicolo di Raffaele Viviani. Infatti dice versi, prosa e musica di Raffaele Viviani. Raffaele Viviani, oltre che i versi e la prosa, scriveva anche la musica delle sue commedie. Di là il maestro De Simone sta provando appunto questo preludio che viene subito dopo. Si vede che a tela chiusa si faceva questo preludio, perché subito c'è scritto preludio e poi tela. Questa commedia è stata scritta nel 1917 ed è la prima commedia che ha scritto Raffaele Viviani. E risente molto delle sue esperienze del varietà, anzi del varieté, come si dice. Viviani veniva proprio da questa grandissima scuola, che è veramente la scuola più importante per la formazione di un attore, il varieté. E veniva da questo mondo, e allora ha raccolto molti monologhi, come quello dello Spazzino, quello del Giornalai, che piaceva tanto a Scarfoglio, per esempio, e li ha messi insieme, legandolo con delle musiche, ed è venuto fuori questo atto unico. Una cosa particolare, veramente. Ah, volevo dire questo, che ogni, come voi state ascoltando, delle musiche che noi già abbiamo sentito, ogni personaggio, quando entra un suo tema che poi la sua entrata, ogni tema è l'ingresso del personaggio. L'ingresso del personaggio, tema musicale, tema di Prestatella, tema di Donna Annunziata, tema. Ecco, questo è un altro tema. Dunque, senti, ma è anche l'ultima commedia che ha recitato. È l'ultima commedia, bravo, te lo dici, pure l'ultima commedia che Viviani ha recitato. Quindi nel 50, prima di morire, è stata l'ultima cosa. Quindi la prima che ha scritto è l'ultima che ha recitato. Vorrei passare però subito alla distribuzione di queste cose. Adesso così facciamo. Dunque, andiamo avanti con la distribuzione. Donna Annunziata, a Cagnacaval. Rosalia Maggio. Rosalia Maggio, signor Cagnacaval. E significa quella che dava i soldi con l'interesse. I soldi a prestito con l'interesse, siamo una strozzina, sì, praticamente. Molto bella però, strozzina, lei era molto bella questa donna Annunziata. Poi sono i suoi mosconi, guappi che gli girano intorno, guap namorato. Geppino Anatrelli, guap namorato. Ferdinando Canepresa. Vino Mattera e Don Gennarino. Rino Gioielli. Però Anatrelli mi diceva l'altro giorno che lui avrebbe gradito fare tutte e tre le parti. Sì, voi cosa ne dite? Tutte e quattro parti. Non l'avrei detto. No, c'è un fatto che Viviani faceva molti ruoli. Quattro. Allora, di Napoli che invece è stato con Viviani, cosa? Quattro ruoli, faceva lo Spazzino, l'acquaiuolo, un guap namurato e l'altro guap Canepresa. Quattro. Addirittura qui vedo in un pezzo critico, addirittura Viviani faceva sei ruoli. No, li faceva sei ruoli. E Rachele. Elisa Valentino. Sì. Il cameriere del Piccolo Caffè. Antonio Laraina. L'acquaiuolo. Piero Sammataro è più giovane, no, forse il giornalaio è più giovane. Prezzatella Capera. Prezzatella Capera. Marina Pagano. Il signore scaduto. Enzo Cannavale. Enzo Cannavale, il signore scaduto. Lo Spazzino. Lino Troisi, ecco. E il giornalaio. Scusa, chi se non ti dispiace, ma sul Rafael sono io, Gennaro di Napoli. Saltato prima, ne avevo parlato prima. Allora, Napoli, 1917. Io credo che possiamo cominciare con leggere la didascalia iniziale. Allora, lasciamo un momento, mi sono dimenticato una parte di un suggeritore, Gabriele Gabrani, che può cominciare adesso a leggere queste didascalie, che leggerà le didascalie. La scena. Un vicolo di Borgo Loreto. A sinistra il basto di Donna Annunziata, a Cagnacaval. E il portoncino di cui Mastro Rafè o sulla Caniella. Mastro Rafè o sulla Caniella è il portinaio. È il portinaio. A destra? Ciabattino sarebbe, sì. A destra? A destra un piccolo caffè con un solo tavolino davanti. È una mattinata d'estate. Raffaele, piccolo di statura, pingue, le lenti sul naso, il grembiule di cuoio, la berretta di panno, è davanti al suo dischetto e batte la suola di una vecchia ciabatta. Molto bene, allora mi pare che si può anche cominciare. In casa San Crispino e combatta la miseria ramatina. E che so la tosta, è chiutto stessa che la moglie, ma puzza passano guai due. Entra il cameriere del
Disse bene Giulio Cesare quando scoprì l'America: chi tene renare campa felice e chi non tene niente non aveva paura di essere rubato. Ecco, questo è il tema musicale per l'entrata di Brezzatella a Capera. Sarebbe la pettinatrice. Leggi la didascalia. Entra Brezzatella a Capera, giovane, belloccia, con suo pettine fra i capelli. Vai, scaramme una tazza di caffè. Ah, l'hai fatta mattina? Sì, caro troliette. Proprio. Oh, ne tu m'erai male a pensare. Over, e chi t'ho fa? Per tua norma e regola, non dice na mancamente son gonesta. Non c'è stanno fosa appennerà sta vesta. Va, non tiene più saluto, tu ya vengo pa saluto, nata rete che t'aiuta. I si giunga e p'sapè, lieve in mano quella a me. Parla mo fino a dimane, magna mai pazia a quel mano, casino te fai più sic, poi sta faccio con mio mic, quando viene per le ossa, vai cuopere rinda fossa. Busti muscolo, ma sì! Passa là che non fai niente, uè, ma insomma, è per sapere, lieve in mano a quella me. Se no ci dico innamorata mia. E chi è? L'acquaiola. Ehi, l'acquaiola. Come ti ma beve? Stai frisca, là over n'hai uno per bevere nato per sciacqua. Ma che bella acqua! Viene! Ma sto caffè, non decide che sto rindo caffè. Tema per l'ingresso dell'acquaiuolo. Brezzatella corre a nascondersi. Brezzatella corre a nascondersi. Entra l'acquaiuolo, giovane popolano. Da un lato la mummera piena d'acqua sulfurea. Dall'altro il cato, coi bicchieri, i limoni e il bicarbonato. Ma che bella acqua! Dorme sta scellerata, quando era innamorata, steva affacciata già. A limonata fresca, mora orma scia la cora, perché non c'è l'amore, canotta vascetà. Chi vover, morai velena amare, me fai magna un limone, maltratta stu ciacione, so ti fa disprezzà. Ma che bella acqua fresca, perché sta capa sciacqua, aggio per tutta mummera, che bella acqua! Ma provatela che è fresca! Beh, pezzo di imbecille! E mo t'ha giamanato all'acqua, è nata vota carire, te vengo un bicchiere. I tenga in erb, e kill! Vatten! Mo t'ha scasso magazzino, a raggia che tengo, ma spunto puttica. Rimane viene ampress, che è un gassetato. Sagli in coppa, gignamma a mummera, facimma la limonata. E si sentita essa, che amore spanta capo a me. Essa poco a dare isra. Acqua io, l'acqua è fredda, e manca neve. E accattama chest, pronto, e accattama chell, eccoci. E voglia chest, e voglia chell, e voglia chell, e voglia chest, ma spremuto con mano limone, ma spremuto. S'ha magnata 24 lire in ta manca 6 mesi. Che bella acqua! Ehi, stongo caro iore, st'acqua s'è fatta per ora, certo mo vullarrà. A questa geleriente brutta infama assassina, ecco ogni mattina mi venga a tussacà. Chi può bevere, moglie cammina vaga. Cucu! Tu lo che sta? Stocca! E perché mo fai, mi minasca naglia. Ma che bella acqua fresca, e non mi posa stracqua, da può fa con limone, che bella acqua! Che fai a quest'ora mia zavia? A Geffa una capana sposa. Guardate, con questo caro vivere la gente sposa. E noi quando sposammo? Quando fornesso caro vivere. E allora non sposammo più. E non sposammo più. E non mi vorrà mancare anticipo. Le anticipo. Ramena già il racco con limone che tengo, se te me la già. E quella perché sta fa amore con me? Per essere rinfrescata qua già d'acqua e limone. Grazie a te. Bello. Non ha cominciato di sciocchezza. Ovo bene all'acquaiolo. E tu avevo bene a Brezzatella tua. Maronna. Che fai? Mi schizzo limone rin dall'occhio. E che la capa, ma non sta a posto. Ovvi, mi sono scordato pure passare a brodo. O sai che mi sto preparando tutto corretto? Fan pressa che tengo una voglia di sposà. Ehi, io già tengo pronto 12 fazzoletti. Passa fatti, asciusciate nasi a posto. Vita mia. Quanto sei geniale. Sciascione. Viva, prezzate, viva. Calimunati esce fora.
Che bell'acqua! Se ne chiude? Credeva di farmi paura, M'ha buttato l'acqua e m'ha minacciato col bicchiere. Io aspettavo che ammanavo il gatto. Guarda qua, m'ha rovinato tutto il calzaturificio. È la bellezza dei romani, è la domenica mattina. Rabbazza porta la cucina, che stamattina non tenemmo che magna. Raffè, ti dammi i soldi della spesa, che oggi voglio fare un bel pranzetto. A già per quando tu le vuoi, zia, mangia? Te, che stai mezzo a lire. Arremeria un primo e un secondo piatto con un po' di pane e vino. Io resto una catta sicaria. E beh, te le scaraventerei in faccia. Ma che bello rispetto. Due soldi di carbone, due soldi di parmigiana, un soldo sale e pepe, cinque soldi di pastina e ce la facciamo scaldata col formaggio. Magnifico, un po' di acqua calda mi fa scendere un latte. E per secondo piatto? Tengo quattro mezza sole, ci faccio in manzalata. Raffè! Ma che bu? Che mi spara? Zitto, ho fatto una bellissima pensata. Ma mi vado a vendere il cappotto tuo. Non io tenimmo sotto per matarazzo. La tua camicia da notte. E come c'è asciutto a me faccio? Quei bei guanti di lana. E io tengo un perbo a cazzatillo. Oh, ma insomma, ma io qualche cosa mi devo da vendere. Vinnata tu! A me! Brutto schifoso delinquente! Statta zitta! Raffè lancia la scarpa che colpisce alle spalle un signore entrato in quel momento. Il signore, vestito con ricercatezza un po' antiquata, vecchiotto, con panama, bastoni ed occhiali d'oro, si tocca la spalla indolenzita. Mo t'ha giovanata la scarpa. Nata volta che parla, te vengo un martello. O martello, te vengo! Come incomincia male la giornata. Il signore comanda? Un caffè nero, molto zucchero ed uno schizzo d'anice. Il mattino, un po' l'orario delle ferrovie, una bottiglia d'acqua e nucerina. Ed altro? Niente più per il momento. Ah, dammi una pulitina a questo tavolo. Poi vedi che la sedia è già stenta e portamene un'altra, che diavolo! Che sedia. Signor, per gentilezza, comandatemi un'altra cosa. Non fu spiritoso. Portami pure calamai e penne, busta e foglietta e la carta asciugante. Signor, si va a servire la chiavatella del gabinetto, sta appeso mura, cose pazze! Una carretta e roba a suo signore! Tema di Nunziata a Cagnacavalle. Entra dal suo basso Nunziata, nel suo vistoso abito di faglie di seta da popolana arricchita, e tutta ingioiellata. Buongiorno, don Raffè! Buongiorno! Caro don Raffaello mio, l'affare è serio. Gesù, coccata Crisma, resorto managente, persona riguardevole, bonto nei pavamenti. Da siente ienne esigere, passate una diurna, ca due chianghia inutile, chi l'hanno perso scurn. Tieno delle rambiette, co buono cuzia, vanno copri cugette, e se pute magna. Quando non tiene all'omma che va, si imbona, sa fa papà, che sta professione non si può esercitare. L'omma c'è stessa, è bella, buono rispetto e ruzza e acca, chissà m'ha fatta effetto, casa sape accungià, pomo di cammanà. Posti le ragiona, quanto è bella. Guardate, don Raffè, non è che è bella, perché non si può dire che è bella, ma è bella. È bella o non è bella? No, non è che è bella, ma piace, ecco. A me come ne porto? Signor, qui c'è il caffè con lo schizzo d'anice. Cinque pietre di zucchero, il mattino, il cerino. E adesso viene il facchino a portarvi il resto della roba. Ti ho pregato, non fare lo spiritoso. E fammi sapere che giorno è oggi, quanti ne abbiamo e che ora è. Signor,
se ne stesse carendo qualche battuna. Focus. Ma voi varite. Entra Totori, un giovane guapo innamorato di Nunziata. Va di filato al basso della donna. Entrata di Totore. Ah, è venuta a garstire guap. A peste è l'uomo una malandrina. Don Salvatore, vi sono servo. Comandate. Anicio. Brave. Un anicio. Mengarnuto con chi sto a bella. Mi è fatta davandato vine cora, non me l'ignamma, non so più padora. Oh, ma sto Giorgio va scia sanità, non so più io, mannaccia libertà. Scorze fanucchia, tengono un brutto pollice in d'aricchia, sobbe vitore vino e si marracchia, ti scarragari canne in d'oro nucchia, scorze fanucchia. E va bene, e va bene, e va bene, e va bene. Ma tratta come fosse non mi paglia, promette sempre non mandiene maia, ma non capisce che così manguaia, non sai che per rispetto all'omertà, sta faccia così bella già sfriggia, sorse sciarappa, se arriva a piazzano mi si scippa, pomma ragangi a mettere a coppa, non parme non zira chi spara trappa, sorse sciarappa. Amico, queste sono guanti, la pigliate per una mappanella. Sei stata buona di alterarmi la fisonomia. Io non mi riconosco più. Gesù, io tenevo le bellezze in ascigna. E quando camminava per dintre le vighe lascevano tutte le femmine a forovaccia. Giovino, fatemi vedere. Uga siete bello. Giovino, fatevi ammirare. Uga siete bello vero. Giovino, fatevi osservare. Uga siete una magnificenza. Giovino, Casino vuoi? Femmina bella, sembra una ruzzina, n'ha già tenuta appesa a sto casona, e mo mi sto struiendo passione, te che non conosce carità, chissà sta bella nuova capusa, fra ne carata, manca parecchia di imbacarcerata, però chi mangio andata vota, sa quando resta sempre nuda uta, fra ne carota, tu sai che hai feta, si non da un filo iung nata vota, ma curto luce mia a mano che cade, ti scosana, sarin da fuori a rete, tu sai che hai fatto. È passato il terremoto, e o mezza sigara mia addosso, ha distrutto pure o mezza sigara. Ps, ps. A me? Signor, non ci badate. Quello che mo se n'è andato, quello, è toccato con le chiocche. Ma che aveva con voi? Niente, è un patuto che mi ronzia per tornare a spandechia. Ma non è il vostro amante? Uè! Mo a busco, signore. L'amante mia ha da essere un malandrino vero, non un appazzaccato che ha sputazzo. Io non ci vo a cascianne in legno e ci ente cantare, mi mettevo con un fiammifero. Io... va a cascianne grosse, perché i piccirilli... Non sono cosa per voi. Non mi fanno mosse, sciù! Signor, quando me lo vuoi che avete fatto? È meno male che vi è venuta bene. Perché poteva venirmi peggio? E come? Ma vi pare mai possibile che una donna seria come Donna Annunziata si metteva con un bagliaccio simile? No. E no, gli amanti di Donna Annunziata sono tutta gente di galera. Ah. Oh. O prima innamorato chiamavano o cane preso. Perché si appiccicava senza arma. Ah, a morso. Mamma mia. E mo sta carcerata perché rinda una appiccica se magnaia tre orecchie, due nas, quattro rete e un mus. E chi sta in un cannibale? Mo le sta presso un certo Don Gennarino, nomma catena cora, fegata e cervello. O Roma, Roma, porto nuovamente lo tabacco e decerino, pulito Roma, Roma, Roma. Signor, pulito Roma. Sì, dammelo un momento, quando vede la notizia e te lo ridò. Sono venuta anch'io a Napoli. Sono venuta. Donna Nunzia, che te manca per te? Ma volete fare mano tu poco a capo? Ma mo levo pensiero. Vuoi senza ricamare una lisciatella coppa a coppa? Non hai comprato niente. Che cosa? Mi sono ricordata che oggi era sabato e ho giocato a lotto. Ti piglia un accidente. E quando mangi? Dopo l'estrazione. E se i numeri non piacciono? I resta di uno. Usciranno. E invece di uno mangeremo tre piatti. Ma voi vedete, so cose pazze. Donna Nunzia, hai già visto Don Gennarino?
Ovvero? E a dove? O punto Novik. Ma pregatevi salutà. C'è tra sud. Chill sarri l'omma per voi. E chill sarra. E o cane hai preso? Sta ancora carcerato. E che so, ci riesce da scendere a sti giorni. E come va regolato? Chill mozzica. O metti in mano un serola. Signora, avete fatto col giornale? Un momento. E che numero di giocato? 1 e 2. Ehi, 3 e 4. Pozza morire subito. Ma come 1 e 2? 1 e 2, capite, non annunzia. Mogliere, ma se va a giocare 1 e 2. 1 e 2. 1 e 2. 1 e 2. E tu che hai fatto con l'acquaiolo? Ci avessi mai sposato. Ma io guadagno poco, io non mi busco niente. E se non facciamo almeno i soldi per l'itto? Qualitto, ti piace? È bello, è cocco d'andè. Già, e poi ci viene nero l'ora a reterina. Signora, avete fatto? Ti ho pregato, un momento. Nato un momento. È tutta la mezza lira di Ugot. Tutta? Crepa. Va rindo, va, piglia ma pippa. E mietteci un po' che sa cadura a rindo. Donna Nunzia, kill l'acquaiuola. Voi volevi cercare un pari centenari lire. Ah, e t'arritto come me volevi scondò. Un bicchiere d'acqua mattina. Master Rafe! Che è? Una persona voleva essere prestata a me 200 lire. Chi è? Chi è? Non si può dire, segreto professionale. E sapete come me volevi scondò? Come, come? Un bicchiere d'acqua mattina. E chi è l'acqua io? Chi ve l'ha ritto? Buio, un bicchiere d'acqua mattina. Ah, ne, brezzate, vattene, va ricchisciano. I papà mi scondono i miei, ma già buffo stomaco d'acqua. Signore, voi avete fatto col giornale? Tiè, tiè! E un'altra volta non me lo prendo più. Con la giurapura riesce a prese. E non c'ha catta. Un'anima la miseria, un'anima la disperazione, un'anima la faccia pesta. Signore, che vuoi? Mia moglie si è giocata 1 e 2. E a me che mi prema? Entra lo spazzino, claudicante, baffuto, con la sua grossa granata. Va a lisciarsi i baffi nello specchio di Donna Annunziata. Ma chi è? Te posso nascere, che paura mi hai fatto mettere. Guardate un po' di qua e di là. Lei, quanta confidenza. Oh, che bel sogno. Uè, uè. E non hai sa, povera. Ehi, ha regina Giovanna. Ma come sto mai a scupare? Lascia sta un daretto, sta mi dando bella così. Se sono affamiliato, dai spurcizi. Adagio! Uè, 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 mi fai mangiare polvere. E a dopo mi hai cercato. Però me l'ha già metto in da sac. E già scupo ogni 100 anni una volta. Fide si non dongo sempre fastidio a tutto quanto. Uè, a bellezza! Tu riceva bruttezza, avutavo mano che avevo grosso. Signor, chi sono spazzino è da classe 74. Fosti soldato. Tengo 4 figli. Sono disonorato. Per la quale, finché si fanno piccole guerriglie, sto nella spazza territoriale. E bella posa a scopa. E ne è peccato lasciare il grado mio di caporale per diventare un semplice soldato. Sciupavo una carriera naturale. Facevi il volontario. E a volontà lasciare l'arte mia per la milizia. Io sono nato dentro all'immondizia e dentro all'immondizia già restato. E chi sa l'amore? Assessore, assessore. Che assessore? L'epoca è triste, la famiglia è pesante. Ma voi avreste avuto il sussidio. E ov'è? 4 figli. Avete pure 4 figli. E dunque, vedete... I figli, quanto pigliava? 7 soldi. 7 per 4 è 50. E 98. 7 per 4 è 28. Poniamo 28. Che poniamo? E mogliere, ma mogliere, ma quanto pigliava? Pastor Raffaele, quanto pigliava mogliere Chist? I sacci hai fatto sui. La moglie pigliava 17 soldi. 28 e 17? Sì, tanto! E 1 milione. 28 e 17, 45. 45 soldi, 5 persone. E chi le cacciarine i vizi? Cancellieri, cancellieri! I cancellieri! Avrei trovato a casa la fabbrica degli stuzzicadenti. Ma bisognava guardare il fronte. Brigati! Sì, delegati. Io per guardare il fronte sono rimasto qui. E se no che facevo? Mentre io pulivo il fronte esterno, mia moglie mi sporcava il fronte interno. Oh, quanto è bello, reverendo. Reverendo! Don Annunzia, avete accattato 4 ferrettini invisibili. Lei è invisibile. Tanto manca nessuno è vero. Vale tanto una bella pattanessa. Maestro, mi sembrate una locomotiva. Datemi qualche cosa per dire a sta pippa. Raghè, va rindo, va. Piglia nato un po' che è secatura. Perché? Voi fumate secatura? Amo, in addis bagandate un sacco.
Buono, me la fammo. Intanto scupa tutto, si è accungiato quattro fin da un piatto. Già mo si caporale. Ecco un'altra grada che passa. Vaga cercando all'ammosina. E ovare? Ca una cosa è buona ci sta nella nostra classe. Ca nessuno è meglio di un altro. Siamo tutti uguali. Perché scopiamo tutti quanti, cominciando dal più debole scopatore a finire ai più forti membri del consiglio municipale. Con la differenza però che noi siamo pieni di debiti e per questo abbiamo tenuto un comizio alla borsa del lavoro e ho parlato io poco prima per il miglioramento della classe. I cavetta scia sta bocca. Fratelli, la nostra classe peggioreggia giorno per giorno. Qui ci vuole un riparo. Un riparo che influenzisca e che alzi il carro dello spazzamento a più alti destini. Fratelli, ho detto, e la seduta è sciolta. Che bello discorso. Che oratore. Donna Nunzia, io me ne vado. Vieni qui a ambresse, rimane. Piccere, tira uno sguardo al tuo scupatoriello. Vatten. Piccere, tira uno sguardo al tuo scorpioncello. Stato zitto. Ma perché ti volessi mettere tu con me? Tu ne vai, io no, io non mi sono voluto mettere con moglie, ma mettevo con te. Oi. Noi dobbiamo far giudicare a uno che se ne intende. Chi è più bello? E tutte e due. A verità? Aspetta, non sono pronto. So! A verità, a verità. Aspetta, non sono pronto. So! A verità, a verità. So! Facciti schifo tutte e due. E va buono, ma io non ero pronto. Beh, ma sulla fe, papà favrei con ma pensa, la porzione mia la cedo a voi. Così facete schifo solo voi. Ehi, ti ringrazio. Padre. Figliuolo. Mi fate accendere. Fammi sentire, scopato, come ti ha fermato il discorso? Fu una sorpresa generale. Aspettate, la sorpresa è stata mia, badate che vi siete sbagliato. Sto parlando. Ma... è cattiva educazione. Ma d'ambara pure l'educazione, guardate. Va bene, poi se ne parlo. No, 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 noi ne dobbiamo parlare adesso. Ma che è stato? È stato che lui, forse distratto, ha confuso, si è preso il mezzo sigaro mio e mi ha dato questo mozzicone. Che sei bella. No, no, questo è brutto. Ma che è stato? È stato che forse distratto, non voglio dire che lo hai fatto apposta, hai scambiato il tuo mozzicone col mezzo sigaro mio. Così, davanti a voi. Se no davanti a chi? Ma ci vuole una bella sfacciataggine, sapete? È quello che dico anch'io. Gesù, e voi non dite niente? Mi sto parlando a mezz'ora, tu mi devi dare il mio mezzo sigaro. Ma che è stato? Tu non mi facci pazzo! Presidente. Non so presidente. Ti sto pregando. Io tengo quattro figlie. Songo disonorato. Per la quale finché si fanno piccole guerriglie sto nella spazza territoriale. Ma senti! Ah, ma allora voi volete portarmi su di un terreno politico. Ne volete fare una discussione parlamentare. Allora dovete capire che tra me e voi, caro signore, c'è un urto di vedute, un cozzo di vedute. Il bolscevismo che ci ha detto? Che la roba vostra è mia, e o mia sempre tu mio è. Dopodiché si può distruggere l'uomo, ma l'opinione resta. È per questo che in politica le opinioni si rispettano. Ora, dunque, ammesso che la vostra opinione è chi stupuzzona. E la mia opinione è questo mezzo sigaro. Possiamo andare di accordo? No. Ma non per questo ci dobbiamo ammazzare. Vuol dire che voi restate con la vostra opinione e io me ne vado con la mia opinione. Di! Signore, ma siete terribile, sa? Ma lo capite o no che un uomo ha la sua opinione? Quello se n'è andato con la sua opinione. E s'ha portato un mezzo sigaro mio. I che sigaro disgraziato? Sparito. Perfetto. Che cerchi? Che lumezzone che hai dato, signore? Potesse un'iscatura e tabacco. Chissà dove sarà andata a finire. Rachè, vamo a pigliare lente. Uffa! Ma su Raffè, guardatemi un po' a bancarella. Io ho già due mezz'ora. Signore, se vi trattenete ancora una mezz'oretta, datemi un occhio al magazzino. Vogliamo magazzino. Qui bisogna correre, altrimenti le notizie svaporizzano. Eh già, perché per farvi comprendere, le notizie sono fabbricate ad aria compressa. So tutto fum e niente arrosto. Come per esempio se nella cronaca ci venisse il fatto che una ragazza se ne è fuggita con l'amante. Noi subito diamo la voce. Lo sgravo di questa notte!
Dovete comprendere che le nostre speranze stanno basate in coppia guerra a gente. Non per cattiveria, ma per la sussistenza della classe. Il giornale è il nostro pane, perciò si chiama quotidiano. Ed è anche il nostro barometro. Tempo buono per l'altro, tempo malamente per noi. Ma voi vi basate allora sulle disgrazie del prossimo? Signore, e allora i mirici, è schiatta morta. Se può dire vicino alla gente non carita malata, non morite. E lo daremo d'acca, una carestia là, una guerra sotto, una alluvione, una coppa, si creano quelle notizie sensazionali per le quali il giornale prima rasci già so vendono. E se no, quando il giornale non dicono niente, tu che vinda? Niente. Quando voi avete ben bene gridato embroglierò ministero, oppure a truffare e fornisura militare, hai dritte cose che sanno pure creature latte. Ragione per la quale la notizia ognuno se la spiega e voi va sciusciata. Ma quando uscite col guaio positivo, con la disgrazia sensazionale, allora sì che il cliente vi scippo il giornale a mano, come per soddisfare ad un proprio urgente bisogno. Vedete, io stavo abbastanza in freddo con le finanze, ma da quando cominciò a piovere il lapillo del Vesuvio cominciò a piovere la fortuna in casa mia. E bisogna dire che da allora in poi ho poche provvidenze non c'è mai mancato. Cominciando lo terremoto e Messina, a fermi a guerra e alla rivoluzione russa. Sto casone, per esempio, mi faceva attaccare guerra ai Tripoli. Sa giacchetta con terremoto era pazzana. Col caporetto già mi sono fatto cappiello e un pare scarpe. E mo aspetto che fornisce questo conflitto e che hanno venenato per me poter fare l'automobile. E soprattutto niente resa. Per me la resa è una cosa disonorevole, come sul campo di battaglia. O Roma, porto fatto l'aeroplano che si è arenato in del nuvola. Uano me la palla. Volito Roma, Roma! Entra Gennarino, è il più fascinoso degli amanti di Donna Annunziata. Ha un abito vistoso a quadretti, un cappello chiaro sulle 23 e un grosso bastone sul braccio. Cammina dinoccolandosi, guarda nel basso dell'usuraia con insistenza, tenendo teneramente un garofano rosso tra le mani. Don Gennarino, comandate! La spingola. Uno spillo. Ehi! Uno spillo! Ehi, voi! Una spazzola! Spillo e spazzola! Tengo vasce, na bufata, prime scarpe di alava. La sant'anna ingannaccata, che dovai da guardare, come all'umma staria fosse. C'è permesso? Buon Gennari. Senti di cerva una cosa, e ballaggia di. Io so Don Gennarino, che va stati la stretta a quadriglie, qua scarpe verde prate, io capolucci in coppe 23. Stop, che mi fai male. Zitto, non di no. Che faccio, a certa così fa. Io che nessuna femmina mi resiste. Ma che ghiacciuga ne prese sento. Buon amore ci si mette quando è tatta guarda che sto cuore si sentette una pugnuta e che sarà nata affette non sia mai non mi voglio indossare oggi l'uomo infama assai chi mo fa fa. Passai Don Gennarino, cove sta di la stretta a quadriglie, qua mazza un coppo braccia tutta giacusa e verda con macchè, ti l'hai nu sciaffanata, senza nu pacchè. Pensai, che stamma fa per me? Aspetta, Gammarì. Ah, ma avete pugnato la spilla? A spilla e spartenza. Oggi trovato pure affezionato. Signore, è servito che la scoperta. Ma questa è per le scarpe. Per i panni! Per i panni! S'è spalata! S'è spalata! Mannaggia chi t'è nata, chi t'ha allattata e chi t'ha battiata! E che guai che c'è passato! Oh! Mo dispensa qualche soldo serva avrebbe piano pistola. Gennarina, fa o mi lord. Ma sa saba fa papà. A controllo
poro vasce. Mentre yoga io sto a guardare. Posso nimma parte vasce a passeggiare. E a fianco a Gennarina che porto vostra piella quadriglia. Ma pare una regina. La gente guarda essa e guarda me. Se non si ha mai qualcuno mandu passa. Ok, Gennaro, sanguai a riepatti, scassa sa faccia puro solo. E a così è bella, quando l'uomo ti saprà ogni specie di soddisfazione. Esce, che quando stai sotto braccia mia, è come se stisse sotto braccia da reggia nave dante alighiere. Mastro Raffè, radamo un occhio vascia, io mo torno. Ps, 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 questo chi è? Questo è quel tale Don Gennarino. Credevo che fosse un cane preso. No, quello là sta ancora carcerato. E quando uscirà sentirete le botte. Eh già, perché trovando il posto suo occupato, non se ne starà a bocca asciutta. Si magna tutti e due. Raffè, eccoti le lenti. Raffè, io mi credevo che era morto. Non ne trovavo. Ps, ps, ps. Tu stai sempre qua. Per sfortuna mia. Allora domani ti manderò questa scarpa. Ci darai due punti. E volete aspettare fino a dimani. Ma va così, ambres, ambres, levate a velo. Ma non è decenza. Ficcato un per sotto il tavolino. Raghè, e ca vinde 30 lire me la darà. Cameriere! Comandi! Quant'è? Tutto? Tutto. 10 centesimi. È aumentato. Signor, io ho detto 10 centesimi, non 10 lire. Ecco 2 soldi. E il resto? È per te. Questo è il tema di Ferdinando, detto cane presa. È una figura triste e sinistra. Porta segni di una lunga amarezza e una lunga sofferenza fisica. Da un'occhiata al basso di Nunziata, poi siede al tavolino del signore con aria trasognata. Comandate. Un bicchiere d'acqua. No, ma arricchisca sto caffè. Esco dalla galera. Ah, sì. L'avrei pensato dopo 5 anni nata poi qua in questo stesso vicolo e che sarei tornato allo stesso caffè per m'assettare lo stesso tavolino. Chi l'avrei creduto? Pure ero i sordi tanto tempo fa. No, queste sono moderne. Solo Donna Annunziata ormai non è più la stessa. Oh, sa sa, è tutta nata cosa. Sull'essa si è cagnata. Carcere e malattia non c'è che fa, se conosce un amico. E mo oggi conosciuto. E mo sono tornata a libertà. E mo faremo i conti. Io vado dal postiere pastrazione. Sì, fai buono. Va. Vidi i soldi a Rue Mitt. Maestro. Che piacere. Don Ferdinando Bella, che, uica, si è asciuto lo carcere. Così, per poche ore. Perché? Forse pensate che tu no? Proprio, in giornata stessa. S'ha fatta abbonamento. Nunziata sta rinta. Non ci sta. Se sapeva, è logico. È asciuta in un momento. È asciuta sola. No. Ah, verità. Attenzione alla scarpa. È asciuta in compagnia. Sì, sì, signore. La scarpa! E che già fa? In compagnia. La scarpa! E beh, la pippa è la mia. Maestro, ho innamorato di quella là. Chi è? Su, sbottonateli. Ma io... Soltanto i dati, non mi compromettete. È vero, ma... Mi date dei rettangoli. Gli do dei quadrati. Poi me lo trovo io. Addosavo. Io so che è un individuo che sta sempre assettato innanzi al caffè in bed. Quello là
Sì. Chi sta perché guarda? Un signore avvasato. Sì. Baffa, nonna te? No. Chissà. Porta il bastone. Grazie. Ma che vuoi? A lei, arzati. Non posso. Ti sto pregando, susiti. Sto scalzo. E allora vengo io da lei. Lei, sapete io chi sono. Non ho questa fortuna. Mi è passato un guaio. Io sono Ferdinando Canepresa. Oh, Madonna, quello che è morto. E che volete da me? Che voglio. Ma già mangio un naso. Ma vedete? Non vedo. Ma sentite? Non sento. Ma già mangio una orecchia. Ma che l'ha fatto? Ecco l'acqua che mi avete ordinato. Acqua e senza! Acqua e senza! Donna Nunzia, io vi saluto. Uè, tu sei asciutto? Sì, perché mi floreva niente. E grattatilla, chi assegna? Fammene niente. Abbado come parla. A chi sta? Era meglio di me. Ma perché lo avete insultato? Chi l'ha fatto niente? Ma tu fossi asciuto pazzo. Dammi la scarpa, fammela andare. E se non la posa? E beh, tu la femmina, cavoli, ma non mi positiva. O vica non reagisci. Ma non l'ho già fatto. Uè, cane preto senza gabbaia. Tu a me non mi fai mettere a paura. Che mi hai pigliato perché l'ho disgraziato. Che è stato? Gennari, Ferdinando Canepresa. Uè, Ferdinando Canepre, un innamorato di sta femmina son io, e tu sei una carogna e non vai niente. Vabbè, e non tengo rivolto. E va tu piglia. Ho già passato guai. E lo passo. No, non ne vale la pena, ma te è passato. Ferdinando afferra il biglietto dalle mani del ciabattino e lo strappa fra i denti. Raffaele cade svenuto tra le braccia dei presenti. Il signore riprende la sua scarpa, la infila e fugge a precipizio. Fine della commedia.